Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi un video dedicato ai prodotti low cost. È da tanto tempo che volevo girare questo video, famosissimo su YouTube, e quindi oggi vi parlerò di 10 prodotti make-up low cost, quindi sotto i 10 euro, che per me sono assolutamente da provare. E devo dire che tanti sono abbondantemente sotto i 10 euro. Nei miei look io mixo praticamente sempre prodotti high e low cost. Questo perché da appassionata negli anni, provando e riprovando prodotti sempre nuovi, ho capito che non sempre pagare di più significa ottenere una qualità superiore. Ci sono infatti tantissimi prodotti low cost che io trovo validissimi, che finisco e puntualmente ricompro, e in realtà sono molti di più di 10. E infatti, se vi può far piacere, potrei anche pensare di girare periodicamente un video del genere con una selezione, quindi, di preferiti di top low cost. Comunque, oggi vedrete i primi 10 praticamente che mi sono venuti in mente, quindi prodotti che conosco bene e che probabilmente conoscete già anche voi, perché si tratta di prodotti comunque molto amati e già famosi. Comunque, bando alle ciance e cominciamo. Il primo prodotto che mi viene in mente come un prodotto low cost assolutamente da provare è sicuramente il Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Questo è uno dei migliori fondi low cost mai provati, un fondotinta che è fondotinta mattificante, che promette una tenuta fino a 24 ore con un effetto seconda pelle. È un fondotinta liquido che ha una texture setosa, leggerissima, che si sfuma in un attimo, quindi facilissimo da lavorare, e non si sente praticamente addosso, non si sente sulla pelle, sembra di non indossare nulla, diventa davvero una seconda pelle. È leggerissimo, ma al contempo è molto perfezionante, va a affinare la grana della pelle, minimizza pori e imperfezioni, quindi fa un effetto davvero pelle di seta. La coprenza è media modulabile, io con due passate non ho bisogno di alcun correttore, è fissato con un velo di cipria, dura tutto il giorno. Il finish comunque non è completamente opaco, diciamo che è un opaco naturale, perché comunque non spegne l'incarnato, non è un opaco piatto e spento. Questo fondotinta ha un rapporto qualità-prezzo secondo me straordinario, perché costa, io lo pago su Maquillaria, 7,99 euro, quindi davvero nulla, insomma. E l'unica pecca di questo prodotto riguarda la gamma dei colori, perché esiste soltanto in 4 colorazioni e sono davvero troppo poche queste 4 colorazioni per un fondotinta. Io uso in inverno il colore 030 Sand Beige, che è questo, che comunque non è perfetto per il mio incarnato. Adesso ho acquistato il colore più scuro, che è questo, visti da fuori sono praticamente quasi identici. Comunque ho comprato il colore 040 Warm Beige per utilizzarlo adesso, magari tra un po' di tempo, insomma, con un po' di abbronzatura, insomma, speriamo bene. Comunque il prodotto è assolutamente straordinario e vi consiglio di provarlo. Sempre di Catrice, un prodotto che per me è fantastico è il Camouflage Cream Concealer, 3,49 euro, correttore che è contenuto all'interno quindi di questa piccola jar in plastica nera, quindi un formato davvero pratico e compatto. Le colorazioni in questo caso sono sempre poche, perché sono 3. Io utilizzo il colore intermedio, che è il colore 020 Light Beige. Questo correttore ha una texture densa, una texture pastosa, è molto pigmentato e anche molto coprente, copre tutto, brufoli, rossori, discromie. E a livello di coprenza è uno dei prodotti migliori mai provati, e praticamente, vista questa sua texture così densa e pastosa, io preferisco sicuramente prelevarlo, lavorarlo con le dita, perché comunque riesco quindi a scaldare la texture meglio e a lavorarlo, quindi ottenere un risultato migliore. E la consistenza è assolutamente perfetta per le imperfezioni tipo appunto brufoletti, rossori. Si lavora praticamente localmente, fissato con la cipria si ottiene un risultato e anche una durata, devo dire, impeccabile. Oltretutto ho letto sul sito Catrice che fissato, utilizzato insieme alla cipria, diventa anche resistente all'acqua, quindi davvero un prodotto fantastico. La sua consistenza però devo dire che lo rende sicuramente meno adatto per camuffare le occhiaie. Io infatti ci ho provato, però per me assolutamente è un no in questa zona, perché ha una texture che segna e secca troppo, quindi io preferisco per le occhiaie decisamente i correttori e fluidi. Comunque questo rimane un correttore che non ha nulla da invidiare a correttori molto più costosi, e so che tante lo utilizzano anche come primer. Poi devo dire che ci sono diversi prodotti di Essence che danno grandi soddisfazioni. Per me uno di questi è senza dubbio il primer occhi I Love Stage, che costa 3,29 euro, ed è il primer che io utilizzo di più dopo il primer potion anti-aging di Urban Decay.
Questo primer è contenuto all'interno di questo tubetto ed è dotato di applicatore a spugnetta. La colorazione è un beige intenso, diciamo medio, non è un colore, non ha una colorazione chiarissima, che è un colore che per me va benissimo, è uniforme oltretutto la palpebra. La texture è cremosa e si sfuma facilmente. Io lo applico direttamente dalla sua, con la spugnetta, quindi lo tampono sulla picchietto la spugnetta sulla palpebra, ce la possiamo fare, dopodiché lo sfumo rapidamente con le dita, attendo giusto un minutino e poi procedo con l'applicazione del make-up. Aumenta sicuramente l'intensità degli ombretti, i colori rimangono pieni, vivi e intensi per tutto il giorno e non li fa andare nelle pieghette, quindi direi che fa assolutamente il suo dovere. So che non è consigliato, non è un primer adatto a chi ha una palpebra oleosa, questo perché tende a non asciugarsi completamente e questa caratteristica rende anche problematica come dire, la fase di sfumatura praticamente degli ombretti. Non è possibile, quante fesserie. Rende difficile quindi sfumare gli ombretti, però se avete una palpebra tipo la mia, insomma una palpebra normale o secca, vi consiglio di provarlo perché questo è un primer che io considero davvero molto ma molto valido. Poi come correttore invece per la zona low cost, per la zona del contorno occhi, sicuramente non vi dirò nulla di nuovo perché sono anni che se ne parla dappertutto, però per me questo è un indispensabile e sto parlando del correttore di Maybelline, l'Instant Anti-Age, quindi il famosissimo correttore cancella età. Il prezzo di questo varia, è variabile, dipende da dove lo acquistate, comunque costa circa 7-8 euro. È contenuto all'interno di questo tubetto, sempre in plastica, con una spugnetta praticamente all'estremità che fa da applicatore, quindi si gira la ghiera, semplicemente fuoriesce il prodotto e si applica direttamente quindi sulla zona interessata. Mi piace moltissimo anche questo il packaging praticamente, quindi questo formato, perché rende l'applicazione davvero pratica, semplice e veloce, in 2 secondi praticamente si passa sull'occhiaia, sulla zona, dopodiché io lo sfumo con la beauty blender oppure con le dita. Ha una texture fantastica, fluida, non troppo pastosa, che si fonde perfettamente con la pelle in pochissimi secondi. Ha un'ottima coprenza, copre occhiaie e borse, minimizza le piccole lineette, lascia la zona liscia e levigata, quindi uniforma e illumina la zona, da subito, regala subito uno sguardo più fresco e riposato, oltretutto non secca la pelle, quindi non va ad insinuarsi neanche nelle pieghette. Fissato con un velo di cipria, anche in questo caso è un prodotto che ha un'ottima tenuta. La coprenza è sicuramente medio-alta, ma è leggero sulla pelle. In realtà questo dovrebbe anche essere un correttore trattamento, così viene descritto, perché contiene nella formulazione anche bacche di goji e aloxit, con azione quindi anti-age, solo che cambiando continuamente il correttore mi riesce difficile valutare se ha un'efficacia in tal senso. Ha anche un SPF 18, che è un'ottima cosa, insomma è veramente strepitoso. Le colorazioni però purtroppo sono solo due e sono queste. C'è il colore quindi light, che è questo, quello che io utilizzo in inverno, e poi dall'altro lato vedete invece il colore nude, che è il colore che io invece utilizzo in estate. Niente, insomma sono solo due. Sicuramente io avrei preferito un colore più chiaro di questo per l'inverno, comunque rimane uno dei migliori correttori di fascia medio-bassa. Poi procediamo con un prodotto Kiko, Perfect Eyes Duo Highlighting Highlighter Pencil, matita duo illuminante per il contorno occhi, con due estremità, quindi con due finish, matte e perlato. Io amo letteralmente il lato opaco per illuminare l'arcata. Ora il colore, vado un attimo, questo lo devo sbocciare, anche perché se io non sboccio qualcosa non mi chiamo Lady Glow. Mi piace tantissimo il colore perché si tratta di un color burro ma chiaro e luminoso, eccolo qua, e ha una texture strepitosa, una texture cremosa che si sfuma facilmente. Io lo sfumo semplicemente con le dita, quindi è scorrevole, come vedete, e la pigmentazione è incredibile, sembra una sciocchezza ma tanti di questi prodotti praticamente non sono semi-trasparenti e non vanno assolutamente bene. Questo è perfetto da questo punto di vista, e la zona rimane luminosa per tutto il giorno. Oltretutto ha anche un effetto lifting istantaneo, quindi proprio sembra che alzi la palpebra.
si fissa e non si muove, la durata è eterna, impeccabile. Se volete potete comunque fissarlo con un correttore, sì. Fissarlo con un ombretto in polvere della stessa colorazione. Io lo preferisco nettamente agli ombretti in polvere illuminanti, questo perché spesso sono troppo polverosi o troppo perlescenti o comunque applicati dopo qualche minuto, dopo qualche ora scompaiono magicamente. Questo invece rimane e fa il suo lavoro veramente per tutto il giorno. Per me questo è uno dei prodotti più riusciti di Kiko, lo compro e lo ricompro sempre, ne ho sempre uno di scorta e lo preferisco anche al prodotto di Benefit famosissimo, all'eyebrow di Benefit, che costa oltretutto 25 euro, mentre questo è un prodotto che costa 6,95 euro a prezzo pieno, e oltretutto quello di Benefit ha anche una colorazione rosata, mentre io preferisco nettamente insomma questo di Kiko. Questo è un prodotto insomma che vi straconsiglio. Poi sempre per tornare ad Essence, un altro prodotto per me fantastico, ci sono tanti capelli attaccati, un altro prodotto per me fantastico sono le Long Lasting Eye Pencil e Long Lasting Lip Liner. Sono delle matite secondo me strepitose. Per quanto riguarda quella degli occhi, insomma la nera e la marrone sono sempre con me, mi seguono dappertutto. Sono delle matite automatiche, matite scriventissime, morbide, scorrevoli, che non sbavano, che hanno una lunga tenuta, e per 1,45 euro, io tanto le pago sul sito tedesco Cosmetic for Less, veramente non si potrebbe chiedere di più ad una matita. Per le labbra poi ci sono davvero dei colori strepitosi, giusto ne ho prese tre, ma ve ne mostro solo una che forse credo sia insomma la più famosa, una delle più famose, che ho usato con decine di rossetti, ed è la Yummy Berry, che è questo luminoso fucsia violaceo, quindi con un tocco di viola all'interno. Veramente bellissima questa matita, ma stupende sono anche per esempio la Lovely Frappuccino, che invece è un marroncino con sfumature sul malva, e la Plancake, che è un malva violaceo davvero strepitoso, quindi matite assolutamente da non perdere. Poi altro prodotto per me è top low cost è la palette di ombretti Flawless Matte di Make Up Revolution, la mia stupenda etichetta sopra, sono tutte uguali, se no non le riconosco. Ora, questa è una palette che contiene 32 ombretti dal finish opaco, tutti neutri, quindi una palette di ombretti nude che ha un costo di 9,95 euro, quindi parliamo di circa 31 centesimi ad ombretto. Il rapporto qualità-prezzo è assolutamente straordinario, anche perché si tratta di una palette che contiene solo ombretti opachi e sappiamo quanto è difficile trovare una palette di opachi low cost che sia anche di buona qualità. In questa palette gli ombretti hanno una texture morbida, burrosa, veramente vellutata, sono molto scriventi, facili da lavorare e con un primer durano tutto il giorno. Sicuramente il colore predominante in questa palette è il marrone, ma come vedete ci sono marroni di diverse intensità, con diverso tono, insomma, e sottotono. Ci sono marroncini aranciati, marroncini rosati, grigi, tortore, insomma, si parte da un panna e si arriva ad un nero per creare davvero degli stupendi e perfetti degradé. L'unico difetto di questa palette, se proprio dobbiamo trovarne una, è che ci sono delle tonalità sicuramente simili tra loro, che hanno quindi una resa simile applicate sulla palpebra, però comunque per quanto mi riguarda, sia per il prezzo che per la qualità di questi ombretti, questa palette resta speciale e consigliatissima. Poi, per quanto riguarda invece i blush, per me hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo i blush di Sleek, 5,45 euro, e contengono ben 8 grammi di prodotto. La confezione è questa, quindi abbiamo un pack rettangolare, satinato, molto compatto, insomma carino. La chiusura la odio terribilmente perché è una chiusura durissima che distrugge le unghie. Io infatti solitamente mi aiuto per aprirli proprio con una limetta. Comunque sono sicuramente tra i blush più pigmentati che io possiedo, infatti sicuramente vanno dosati con attenzione, in particolare i colori più scuri e più accesi. Ma fatto questo, insomma, utilizzandoli in questo modo, con cautela, quindi poco prodotto per volta, sono comunque facilissimi da sfumare e durano tantissimo. I colori sono uno più bello dell'altro. Voglio mostrarvi oggi due colori che sono tra i miei preferiti. Uno è questo, si chiama Suede ed è il blush che ho deciso di indossare anche stamattina. È un marroncino pesca, completamente opaco. Bellissimo questo blush, questo è uno dei miei blush nude preferiti, guardate che meraviglia, c'è un colore assolutamente naturale che sta bene con qualsiasi tipo di look.
Quindi questo era il blush suede, spero si sia visto qualcosa, ormai ultimamente. E poi abbiamo il blush rose gold, che è un blush perfetto invece in particolare per questo periodo dell'anno. Questo è il colore visto con un'unghiata, anche visto nella sua gialda, ve lo vado a sbocciare. In questo caso invece parliamo di un corallo, di un corallo pesca rosato con riflessi oro all'interno. È bellissimo questo colore, è proprio ricco di pagliuzze dorate ed è uno considerato un dupe del blush Orgasm di NARS, ma io vi garantisco che questo è decisamente più bello secondo me dell'Orgasm di NARS, perché questo è più saturo, più pigmentato ed è anche più coralloso, quindi più aranciato. È veramente una bomba questo, io in estate insomma non lo porto davvero sempre con me, sono anni, ne ho anzi due, uno lo lascio al mare e uno lo tengo qui a casa. Proseguiamo e parliamo invece di prodotti labbra. Per me, per quanto riguarda i rossetti, il prodotto migliore, che è in realtà il miglior rapporto qualità-prezzo, sono sicuramente i rossetti Wet n Wild, i Mega Last Lip Color di Wet n Wild, 2,99 € di bontà. Mi sto perdendo proprio la voce. 2,99 € di bontà. L'unica cosa davvero terribile, il difetto più grave di questo prodotto è sicuramente il packaging, è decisamente osceno, perché una porzione del rossetto resta fuori praticamente dalla confezione e quindi ogni volta che si apre o si chiude il tappo va a colpire, praticamente a ferire i rossetti. Infatti i miei sono tutti maciullati, ma a parte questo dettaglio il prodotto è straordinario. Infatti il prezzo è soltanto una delle sue caratteristiche positive, perché sono dei rossetti che hanno una texture morbida, corposa, scorrevole, che non sbavano, non so perché sto parlando così, che non sbavano, i colori sono pieni, intensi e vibranti, hanno un'ottima tenuta, un finish semi opaco e sono anche molto confortevoli, perché nella formulazione contengono coenzima Q10, vitamine A ed E, insomma rendono le labbra e le lasciano sempre morbide e idratate. Vi voglio mostrare tre colorazioni che io utilizzo spessissimo. Questo è il Sandstorm, che è un meraviglioso marroncino, un marroncino aranciato, quindi come vedete bellissimo, questo l'ho usato tantissimo, è un colore che io abbino alla matita cannella di Bottega Verde, veramente molto di tendenza, un colore molto attuale. E l'altro colore che amo è In The Flesh, che è tra l'altro il colore che ho scelto di indossare per questo video. In The Flesh è un rosa carne intenso, con un tocco sicuramente di marroncino, ma direi anche un tocco di rosso all'interno, è un colore particolarissimo, per me è molto molto raffinato e molto femminile. E infine Mauve Outer Ear, che è un rosa violaceo, un violetto rosato veramente di una bellezza incredibile, eccolo qua, un colore che io trovo davvero molto chic e anche molto portabile, perché come vedete comunque non si tratta di una nuance fredda o troppo fredda o grigiastra. Quindi questi sono tre, ma vi assicuro insomma che ce ne sono davvero tantissimi, sono uno più bello dell'altro, anche perché la gamma è veramente enorme, ce ne sono tantissimi e ce n'è davvero per tutti i gusti, dai colori più chiari fino al nero. Poi invece per le labbra, per quanto riguarda le matite labbra, per me tra le mie matite preferite low cost ci sono sicuramente le Intense Lip Pencil di Wycon. Queste costano 2,90 €, sono disponibili in 33 colori, io praticamente le ho acquistate tutte. Sono matite per me ottime, sono morbide, scriventi, pigmentatissime, il tratto è preciso e sono ottime come base per i rossetti. E ve ne voglio mostrare anche in questo caso tre, anzi ve ne mostro solo una, che è una di quelle che utilizzo di più, è la rosa scuro, che è una bellissima matita rosata, un rosa caldo, eccolo qua, un rosa caldo, medio scuro, intenso, però non acceso, una tonalità estremamente elegante e femminile, ma ne amo tantissime, come per esempio qua avevo portato anche la mandorla, la numero 30, che è un marroncino aranciato medio strepitoso, e un'altra che amo è la 32, la lampone, che è un mix perfetto tra un rosso e un fucsia che utilizzo con decine di rossetti. Bene, direi che è tutto, io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.